Abbiamo parlato delle ragioni per cui Homo sapiens ha conquistato il mondo, ragioni che derivano dal grande successo evolutivo di Homo sapiens, che gli ha permesso di riprodursi abbondantemente e di sviluppare via via degli strumenti culturali, prima di tutto un linguaggio elaborato, che gli hanno permesso di acquistare un grado di controllo sull'ambiente via via maggiore. Il linguaggio è veramente quello che ci distingue dagli altri, dagli altri organismi viventi, anche se vi sono organismi che hanno un linguaggio ma sempre molto meno sviluppato del nostro. La chiave è l'evoluzione. Per noi uomini è biologica come per tutti gli esseri viventi, ma è diventata culturale sempre di più nel corso del tempo. Anche tantissime specie animali dispongono di forme avanzate di cultura, ma per noi la cultura è diventata un fatto prevalente. Basta riflettere sul fatto che oggi un farmaco, un intervento chirurgico possono tranquillamente salvare la vita di una persona che la natura avrebbe destinata a morire. Questo è un esempio clamoroso di come la natura interviene sulla biologia, perché chi non è morto a 20 anni di polmonite potrà poi riprodursi negli anni successivi, avere dei figli a cui passa i suoi caratteri biologici e anche quelli culturali, e questo grazie ad un fatto squisitamente culturale come l'antibiotico nel caso della polmonite.